Ecco cosa ci presenta l'ILTA nel settore del fai da te e del giardinaggio. Intanto dal 30 settembre 2 litri e mezzo di pittura coprente per legno o muratura nei colori più comuni, grigio, bianco e antracite, a 13 euro. Beh, 2 litri e mezzo a questo prezzo onestamente non si trovano, per cui secondo me se lo compri, io lo comprerò, fai del gran bene. Un soffiatore, aspiratore, trituratore a filo a 49 euro. Ma la cosa interessante è che ha una potenza di 3000 watt e ha una capacità di 55 litri il suo contenitore. Inoltre, ovviamente aspiratore con trituratore integrato. Il massimo volume di aspirazione qui è 14 metri cubi, numero di giri da 10.000 a 15.000 al minuto. Beh, onestamente, ovviamente c'è la vaniglia regolabile e accessoriato, francamente, 49 euro, se non devi andare a soffiare lontano o ad aspirare lontano da casa, conviene e conviene tanto. Poi abbiamo un set di punti da trapano con attacco esagonale a 9 euro. Si possono avere o 7 pezzi per calcestruzzo, pietra, mattone, oppure 7 pezzi per legno o 8 pezzi per acciaio. Cambiano i colori, per cui, come puoi vedere, il legno, rosso, l'acciaio, dorato per i mattoni. Poi abbiamo le classiche forbici da potare a 7 euro. Ci sono però sia quelle classiche sia quelle con cricchetto. Inoltre abbiamo queste per tagliare piccoli rami, abbiamo il segaccio, sempre a 7 euro, la palettina da giardinaggio, ottima per fare i buchi, il mini rastrellino, le cesoie, ecco, queste a 7 euro secondo me convengono, le forbici da potare onestamente io non le comprerò. Queste ci sto pensando e penso proprio di sì. Poi abbiamo la batteria da 12 volt 4 A per ora a 25 euro. È un ottimo prezzo, dura ovviamente più del doppio rispetto a quella 2 A per ora, però notare che è più pesante. Secondo me è meglio avere, però idea mia, una batteria in più 2 A per ora che questa più pesante, perché si perde parte della praticità di questi attrezzi a 12 volt. Invece la batteria 2 A per ore con carica batteria 20 euro. Beh, io l'ho pagata così almeno 2 anni fa. Onestamente, conviene, se non ce l'avessi già la ricomprerei. Smerigliatrice angolare ricaricabile a 30 euro. È molto interessante perché è vero che non ha inclusi batteria e caricabatterie, però è garantita 3 anni. Ha questa forma particolare ma con la protezione, per cui sì, devi sempre indossare ovviamente guanti di protezione, però questa protezione non toglierla mai come fanno i muratori, è un'ottima cosa. Riesce a fare tantissimi lavori. Onestamente, sto pensando di comprarla, anche se di solito, insomma, si usa vicino casa e quella a filo è più potente. Però questa ha un massimo numero di giri a vuoto di 20.000 al minuto, quindi tanta roba. I dischi sono quelli normali da 76 mm, quelli più diffusi, diciamo così. La profondità di taglio al massimo è poco più di 1,5 cm. Poco più di 1,5 cm, 1,6 cm, così. Poi c'è un avvitatore a percussione ricaricabile a 30 euro senza batteria e caricabatterie. Questo però è già della linea performance, quindi è garantito 5 anni. 5 anni è veramente tanta roba e soprattutto è in grado di imprimere una coppia massima di 170 newton per metro. Con questo puoi tranquillamente, ad esempio, montare le ruote della macchina. Al numero di giri regolabile, la lampada di lavoro LED è integrata, è questa. E la massima coppia, l'abbiamo già detto, 170 newton per metro, quindi tantissimo. Numero di percussioni da 0 a 4.000 al minuto, numero di giri a vuoto da 0 a 3.600 al minuto. Ha l'alloggiamento per gli accessori da 1/4 di pollice.
Poi abbiamo ancora sempre il trapano a percussione ricaricabile, sempre in linea performance, 30 euro senza batterie, caricabatterie, però questo è veramente buono perché ha una coppia massima di 45 newton per metri e ha livelli di coppia 13 livelli più uno per la perforazione, quindi 13 livelli per avvitare, più uno per la perforazione, più ancora uno per la perforazione a percussione, quindi abbiamo sia perforazione con solo rotazione che perforazione a percussione. Ha un numero di giri a vuoto nominale al primo livello da 0 a 450 al minuto, al secondo da 0 a 1550 al minuto. Frequenza dei colpi 22.500 al minuto, quindi veramente tanta roba. E con questo ci puoi piantare, diciamo, qualsiasi, sì, ovviamente fino a 13 mm nei mattoni e nell'acciaio, questo è chiaro, di diametro, però 13 mm sono veramente tanta roba. Come puoi vedere, lo puoi usare tranquillamente se fai lavori col cartongesso. Fatto che abbia la batteria da 12 volt lo rende più leggero e anche più maneggevole. Io conoscevo una persona che lavora il cartongesso proprio professionalmente e usava questo tipo di trapano. Poi, seghetto a pendolo ricaricabile 30 euro, anche questo senza batterie e caricabatterie. Numero di colpi a vuoto da 800 a 2800 al minuto. Lunghezza della corsa 2 cm, massima profondità di taglio 7 cm nel legno e 1,5 cm nell'alluminio. Ha in dotazione la lama per legno, quella per metallo e la guida parallela. Quindi, come puoi vedere, la guida parallela è questa, in modo da poter andare dritto naturalmente. È veramente un bell'oggetto, come sempre venduto nella sua valigetta. Devo dire che queste valigette hanno una chiusura che si rompe con gran facilità, però sono belle. Fresatrice verticale 44 euro. E anche questa con batterie da 12 volt, non in dotazione, però ha in dotazione 6 frese per legno, due morsetti da 6-8 mm, una chiave e l'adattatore per l'aspirazione esterna. Come puoi vedere, puoi collegarlo in uno aspirapolvere. Il numero di giri a vuoto è 19.000 al minuto ed è adatta per le frese con albero da 6 o 8 mm, quindi le più comuni. Poi l'avvitatore ricaricabile a cricco 30 euro. Anche questo senza batterie e caricabatterie, con la luce LED integrata, ha un adattatore quadrato da mezzo pollice e un altro da 3 ottavi di pollice inclusi. È l'ideale ovviamente per raggiungere i punti che non si raggiungono con facilità, come ad esempio nel motore di un'auto. La coppia massima è 54 newton per metri, numero di giri a vuoto massimo 250 al minuto ed è disponibile dal 3 ottobre. Poi abbiamo disponibile già dal 30 settembre, con batterie e caricabatterie inclusi a solo 40 euro, un seghetto ricaricabile per potatura. Questo onestamente conviene molto, è adatto a rami fino a 8 cm di diametro. Ha un numero di corse fino a 2700 al minuto e la lunghezza della corsa è 2 cm. Ha in dotazione ovviamente la lama per legno, che è questa, e il supporto per i rami. Veramente molto utile. Ricordati sempre, però, quando lo usi, di non stringere mai la lama, va tagliato così, non nel verso che la lama va a chiudere. Ora, qui dove i rami sono orizzontali è facile, ma quando ad esempio sono verticali e non facilmente raggiungibili, insomma, ricordati sempre di non far mai chiudere dal ramo la lama, perché sennò puoi avere qualche piccolo problema, come rompere la lama, ad esempio. Questo è tutto, alla prossima.